13 milioni di euro di utili redistribuiti ai comuni soci. Ascol Holding, azienda che si occupa di fornire servizi energetici al territorio, partecipa anche alle necessità primarie della collettività in cui opera. E in quest'ottica ha donato 92 defibrillatori semiautomatici da destinare alle società sportive di altrettanti comuni. Essendo una società, noi dobbiamo ovviamente privilegiare anche un aspetto economico e funzionale a questo, perché altrimenti se non riusciamo a creare anche efficienza ed economicità non riusciamo poi a derogare anche dividendi importanti. Però un occhio all'attenzione al sociale c'è sempre in tutte le nostre azioni. Questo è veramente un ottimo esempio, direi quasi una pratica da seguire, anche perché in questa situazione le società sportive cercano di risparmiare su tutto, non vorrei che risparmiassero anche su questo. L'impegno e la partecipazione privata sono un sollievo per le amministrazioni pubbliche. È un aiuto che viene dato ai comuni e quindi alle associazioni sportive che dilettantistiche che nei comuni operano. Per quanto riguarda l'esperienza di Villorba, ricordo che noi abbiamo già formato tutte le nostre associazioni sportive con degli appositi corsi, abbiamo formato 5 persone per ogni associazione sportiva e abbiamo già cominciato a acquistare nei centri di maggiore affluenza degli strumenti.